Durante l'ultima conferenza Stato-Regioni è stata finalmente approvata la proposta del ministro Lollobrigida riguardante i fondi destinati all'innovazione della meccanizzazione agricola e alimentare. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agricoltura ci occupiamo dello stanziamento di nuovi fondi previsti dal PNRR. Il decreto è stato ufficialmente approvato durante l'ultima conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e prevede una somma totale di 500 milioni di euro. La misura verrà divisa in due: 100 milioni di euro destinati prettamente all'ammodernamento dei frantoi oleari, mentre i restanti 400 milioni per il rinnovo dei macchinari agricoli e l'inserimento delle più recenti tecniche di precisione agricola. A tal riguardo, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha commentato questo decreto come essenziale per la modernizzazione del settore olio di oliva, che permetterà un importante progresso sulla qualità dei prodotti ed una riduzione dell'impatto ambientale. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.